Allora, momento serio, o meglio, più serio del solito. Voi sapete tutti che per questa emergenza sono arrivati medici anche da altri paesi, e in particolare mi ha colpito molto la dichiarazione dei medici che sono arrivati da Cuba. Tra medici e personale sanitario si parla di circa 63 persone che sono arrivate da Cuba per aiutarci. E mi ha colpito molto in una dichiarazione, appunto in un'intervista a uno dei portavoce, la frase: resteremo finché non avremo vinto la battaglia contro il virus. E quindi questi cubani che ci vengono in aiuto con questo motto, resteremo finché non avremo vinto, mi ha ricordato il loro motto storico, no? Hasta siempre, hasta la vittoria sempre. E quindi ho rispolverato questo brano del mitico Carlos Puebla, che suonavo veramente quando avevo 15 anni attorno ai falò, sulla spiaggia di Procida, e soprattutto non posso non dedicare questo pezzo al mio amico Gaetano Vacca e alla sua splendida associazione 31 Settembre, sempre in prima linea contro ogni ingiustizia. Questa è Hasta siempre, comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura un cerco a la muerte, a chi se queda la clara, la entrañable trasparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Che Guevara.